mela caramellata nella cannella. Giorni fondamentali nello sviluppo della casa. Periodo in cui con il cibo. Tofu saltato con lievito alimentare. Mi piace, se non mi piace lo dico. Nuovo video, siamo in casa nuova che incomincia a assumere sembianze semiumane. Siamo ancora in attesa del tavolo, del mobile, della credenza, eccetera. E quindi vi farò un house tour fatto per bene al momento che tutto arriverà. Per sistemare una casa ci vuole circa un mese e mezzo, quindi scusate l'attesa. Comunque ho appena realizzato che se io vi metto qua e vado indietro. E qui ci sarà la credenzina. Io qui ho lo spazio per fare i video workout. Non pensavo, non lo credevo possibile. Infatti, sono felicissima, la luce è anche perfetta. Quindi, yes, i video workout continueranno anche in questa casa. Qui ci sarà il tavolo, basterà spostarlo. Ma vabbè, sono dettagli. Comunque, questi sono giorni in cui non stiamo facendo niente di particolare se non cercare di sistemare casa, lavorare da casa e. Mi sto godendo Jimmy che finalmente è un uomo libero. Ieri infatti siamo andati ad allenarci al parco, è stato bellissimo, finalmente. Mi sono messa un pochino ai fornelli, sto provando nuove ricette, alcune vengono, altre non vengono. Jimmy è nudo qui dietro. Perché giri per casa nudo? Vai, vai, non ti piglio, ma non ti prendo. Ad esempio, l'altro giorno ho provato a fare la mozzarella vegana di Anacardi. È venuto uno schifo. O meglio, non sapeva di nulla, come la maggior parte delle cose. Adesso sto provando a fare un pane di flaxseed, che sono i semi di lino. E ragazzi, profumo buono. Sta venendo tipo focaccia! Cioè, incredibile! Sono stragasata. Non me l'aspettavo assolutamente. Ma secondo me è anche già pronto. Metterci la bomba atomica. Ah, però è super areata, ma poca sostanza. Comunque, nulla, oggi vi porto con me in questa giornata che si sta svolgendo adesso qui al computer. Sto editando un video, sto lavorando. E poi questo pomeriggio ho delle chiamate di lavoro e poi finalmente vado da Epilate, vado a sistemare le braccia che sono diventata una scimmia praticamente e vado a fare il richiamo gambe, inguine, insomma, ritorno umana, sofferente ma ritorno umana. Pranzo di oggi con couscous di grano saraceno, melanzane. Tofu saltato con lievito alimentare. Oggi pranzo vegan. Yesa! L'idea in realtà era quella di fare una pasta alla crema di barbabietola, ma ci ho messo il latte di soia ed era scaduto, quindi nulla, alla fine l'ho fatta solo per Jimmy. Senza il latte E abbiamo iniziato Curon Curon. su Netflix. No. Boh, siamo alla terza, vedremo. Mamma mia, però non dai mai bei voti, sì. Senti chi parla. Cioè, dai, su, è carina, è come sei severa. Jimmy, a Jimmy fa paura. Fa paura, mette anche, cioè, si trova a mangiare con l'azio addosso di vedere su una serie TV, anche no. Cioè, fermi, dai, rimane qui, e che è, oh. Buon appetito! Buonanini! Questa sera con insalatona, qui c'è del pollo di luna, poi c'è del riso che sta cuocendo e in forno ci sono due belle oratozze che mi ha portato il mio pescivendolo di fiducia, anche adesso che mi sono trasferita in un'altra zona. Sono rumori strani in questa cucina.
Qui ragazzi, situazione. No! Ecco. Abbiamo il nostro carpentiere. Cosa hai fatto? Doccia? Olè. Jimmy funziona. Ha sistemato il soffione. Funziona. Super proud. Quanto sei bravo? Sì, ci dovevo mettere la metà del tempo, ma... vabbè, dai. Sono esperienze, no? No, non sono esperienze, sono sfighe, ma comunque va bene, sono state superate alla grande. Bravo, bravo. Vai, vai. Lascia il puffo, papà. Su, su, su. C'avevo tutti i calzoni sbuzzati. Eh? C'avevo tutti i calzoni sbuzzati. Luna! Dai! Dai! Dai, Jimmy, vieni. Com'è buio? Cosa saranno i calzoni? Ma dai. Se vuoi a Livorno si dice calzoni. Vieni, io non voglio mangiare il pesce freddo. Poi lì. Avanti popola la riscossa. Guarda bellino. Che sistemazione bellina, bellina, bellina. Che meraviglia! E il riso? Per le teste, il riso lì, l'isola. Vai, vai, mettilo. Ehi, datti la Carmad. Carmad. Vai. Play. Buongiorno, questa mattina colazione con la mia yogurt bowl, fatta seguendo il metodo che vi ho fatto vedere negli ultimi vlog che ho fatto in quarantena. Questo è un periodo in cui con il cibo mi sento in un periodo un po' strano, perché niente o poco di ciò che cucino più mi dà excitement, mi dà gioia, mi esalta. Mi sembra tutto molto piatto e anche tipo la colazione, solitamente io sono stracitata per la colazione, mi piace sempre tantissimo, eccetera. Anche le mie normali colazioni adesso sento che non mi stanno molto appagando e secondo me è perché è troppo tempo che mangio solo e soltanto ciò che cucino io. Prima solitamente, essendo sempre in giro, essendo sempre in viaggio, riuscivo a mangiare fuori e secondo me quello mi dava varietà nei sapori, nei gusti, magari gusti più forti, mentre i miei magari sono più leggeri e forse quello manteneva il mio palato bello attivo e mi permetteva di gustare al massimo ciò che cucinavo. Penso che sia sempre la questione del... il troppo annoia, cioè ad esempio se ci piace una maglietta però la mettiamo poi tutti i giorni, a un certo punto con la maglietta ci andrà un po' noia. Ed è anche un po' lo stesso discorso ampliato però a tutto che avevo fatto in un mio articolo sul blog, dove avevo detto che dopo un po' la stessa colazione per me non sapeva di nulla. Quindi praticamente se per troppo tempo mangiavo, non so, il giga pancake, mele e cannella, arrivava a un certo punto che quel giga pancake, mele e cannella per me non sapeva più di nulla. E quindi è arrivato il momento di variare. E secondo me adesso mi si è un po' amplificata tutto il reparto alimentare, perché volente o nolente cucino bene o male sempre queste robe, le verdure in frigo sono sempre le stesse, è difficile variare, non ho tempo di impegnarmi nel variare troppo, dovrei, secondo me anche quella la cosa, però insomma, secondo me devo andare a mangiare fuori, mi devo autoinvitare a colazione fuori, ho questo desiderio di andare a fare colazione fuori e anche un pranzo e cena, insomma, adesso che si può cominciare ad uscire, ad andare al ristorante, vediamo se quando ci siamo un po' rassettati, perché vedete la situazione, che disastro che è ancora, riusciremo a dedicarci un pochino di tempo, ma con l'estate poi sono sicura che vi passerà, anche perché abbiamo in programma qualche viaggio qua in Italia e quindi assolutamente non starò moltissimo a casa. Comunque, detto questo, se non mi ricordo male, questa bowl che ho fatto esattamente come l'altra volta mi aveva stra eccitata e stragasata e mi era piaciuta tantissimo, quindi
vediamo la differenza. Sarò super seria, cioè nel senso, se mi piace mi piace, se non mi piace lo dico. Buona, ma non mi esaltano i sapori. Boh, starò cambiando io palato, gusto, che ne so. Abbiamo bisogno di varietà. Yeah! Che bella la lampada così. Oh, fatto. Oh. Cioè, prima davvero il lampadario pendeva da lì e arrivava ad altezza, non so, sì, veramente arrivava qua. 3, 2, 1. Wow! Alla prima! Bellissimo! Spegni l'altra. Alla prima! Bella! Guarda come illumina! Le nuove luci in casa si modulano con questo telecomando, guardate. Allora, giuro che prima ha funzionato. Ecco. Regolazione di luminosità. E luce sempre più blu. E luce sempre più gialla. Per la sera. Ma io non la userò mai questa luciaccia. Questa. Che bello, che bello. A me le luci della casa cambiano la vita. No, per il mio lavoro sono abbastanza fondamentali, perché una foto con la luce bianca viene decisamente meglio rispetto a una con la luce gialla, viene più naturale e non devo perdere tempo a modificare le luci, quindi top. Questi sono giorni fondamentali nello sviluppo della casa, dell'assestamento in casa, diciamo, perché oggi arriva la lavatrice. Non ve l'ho detto, ma essenzialmente la lavatrice era andata, c'era la muffa dentro e quindi il proprietario ha deciso di cambiarla. Noi abbiamo accumulato in queste 2 settimane che siamo qua tutta la roba sporca e ecco, grazie Jimmy per la visione delle mie mutande. E considerate che siamo ai tempi del virus, germi ovunque, e quindi ogni volta che torniamo a casa la roba la mettiamo direttamente a lavare lì nell'angolo, quindi quell'angolo è tipo contaminazione nucleare, non so, meglio starci lontani. Comunque oggi arriva la nuova lavatrice, ma ovviamente figurati, si può essere tutto semplice. Qui dobbiamo far uscire quella vecchia. Jimmy ha scardinato la porta e adesso pretende il mio aiuto, non so per fare che cosa, sinceramente. Devo ribaltarla, capirai. Aspetta. Sta perdendo. Acqua? Schifo però, eh. Dai, non è così puzzolente. Va. Luna, t'azzardare, mentre... Senti, riportami una portata di mano, il... Pranzo di oggi con patate dolci cotte al cartoccio nel forno. Taccole, che sono taccole surgelate in realtà, al pomodoro, le cuocio direttamente in padella e poi ci aggiungo della salsa di pomodoro che faccio a prendere, e 2 uova perfette alla Fashions. A Jimmy non gliele ho poppate, voglio aspettare se lo faccia lui per un po' di... Oggi è una bellissima giornata perché finalmente dopo 4 mesi torno ad acrobatica. Non possiamo fare più le classi di gruppo, quindi il centro di acrobatica mi ha dato la possibilità di convertire le mie classi di gruppo in classi private, che è meglio. E quindi oggi ho la mia prima privata e vedremo come va, però in teoria dovrebbe essere molto più efficace. Io avevo iniziato facendo le classi di gruppo perché volevo fare gruppo, era bello il gruppo che si era formato e volevo anche capire se era una cosa che mi piaceva veramente. Però le classi di gruppo di 1 ora si lavorava
il giusto, diciamo. Quindi adesso penso che sarà un'ora bella, bella tosta e bella intensa, perché sarà dedicata totalmente su di me. E non vedo l'ora. Finalmente si torna ad acrobatica! Ok, non piegare la gamba. Buttala su senza piegarla. Poco presalto. Un po' più lenta. Sì, devi andare così con forza. Più veloce però. Dai, che buona. Ah, acrobatica spettacolo. Sono riuscita a mantenere, nonostante i 4 mesi di non allenamento, sia la rondata che la ruota senza mani. Anzi, a me è sembrato averle fatto meglio oggi rispetto a sempre. Quindi sono contenta di aver continuato ad allenarmi. Sono sporca qua. Almeno per mantenere la fisicità che serve per compiere questi gesti atletici. Sono tornata a casa e purtroppo il tavolo non è arrivato, quindi deduco che questa sarà la nostra ultima cena senza tavolo e domani la colazione. Speriamo arrivi almeno la mattina. Buongiorno, questa mattina ci riprovo colazione con mini pancakes con mela grattugiata dentro e mela caramellata nella cannella, con una montagna di burro di mandorle, di cui vi aggiornerò a brevissimissimo, con un side di yogurt di soia. Vediamo se questo cambio di sapori e gusto, mangiare con le ginocchia in bocca, oggi mi soddisfa. Quindi, pezzettino di mela, focus, yay, focus. Non so voi, ma quando so che la parte più saporita, come il burro di mandorle, sta da questa parte, io me la appiccico al palato, quindi ora invece di mangiarlo così, mangio così. Me la appiccico alla lingua, scusate, non al palato. Ok. Avevo bisogno di questo. Burro di mandorle. Che spettacolo. Siamo arrivati alla conclusione di questo video. È un periodo un po' particolare per me. Ammetto che avere caos in casa mi ha portato ad avere caos nella testa, o generalmente ho caos nella testa, anche perché la mia casa è sempre stata un caos, quindi caos. No, è che sto facendo tanti pensieri, sto cercando di evolvermi, sto cercando di capire come stare meglio, soprattutto quando c'è qualcosa che sento che non mi fa stare bene, e realizzare cos'è e poi agire di conseguenza non è assolutamente facile, ma come sempre ci saranno delle rivoluzioni nella mia vita. Perché mi piace cambiare, mi piace evolvermi, appunto cercando un benessere mentale e fisico, insomma, qualcosa che mi faccia dormire la notte. E ve lo dico perché quando ho avuto questi pensieri e quel qualcosa che non mi faceva stare bene, io la mattina mi svegliavo alle 5, anche un po' in preda all'ansia. Invece, nel momento in cui in questi giorni ho incominciato a fare i primi passi verso altre decisioni, verso un cambiamento, si è visto subito, perché io adesso la mattina dormo, mi sveglio comunque presto, 6:30, 7, però non alle 4:30, 5, a meno che non mi sveglia l'una chiedendo cibo, facendo saltare la ciotola e vabbè, dettagli. Comunque, prossimo video si continua questo stile di vlog, fatemi sapere se vi piace. Non stiamo facendo tantissimo in queste giornate perché ci stiamo facendo assorbire dalla casa. E penso che l'house tour sia ancora molto lontano perché i mobili impiegheranno un po' ad arrivare, ma va bene, fa lo stesso, non c'è problema. Comunque, se il video vi è piaciuto, fatemi sapere se ne volete altri così. Il prossimo sarà il mio allenamento per le gambe in palestra.
quindi un mix tra i pesi e corpo libero, ma comunque ve ne parlerò nel prossimo. Quindi niente, niente ragazzuoli, noi ci vediamo nel prossimo video, fatemi sapere se ve l'ho già detto, ok, quindi no, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un messaggio, un commento, un commentino, ciao ciao.